Ci troviamo ad Atterselva con Didier Biona, si è appena conclusa l'individuale dei campionati italiani. Didier, come stai? Ti ho visto un po' stanco dopo la gara. Sì, diciamo che non è il mio periodo, sono abbastanza distrutto e mi serve proprio un po' di tempo per recuperare bene le energie da tutto il lavoro che abbiamo fatto quest'estate e quindi mi serve un po' di riposo. Infatti, quanto è importante adesso questa fase, proprio quella del recupero, del riposarsi? È abbastanza importante, alla fine adesso faremo una settimana di riposo quasi assoluto, cercare di recuperare più energie possibile per poi rifinire l'ultima parte di stagione, diciamo, prima della stagione. Come ti trovi in questi due, sono stati formati questi due sottogruppi, come ti trovi? Siete insomma sempre insieme, vedo, anche durante i raduni. Sì, devo dire che mi trovo molto bene, alla fine si è creato un bel legame da subito col nostro gruppo e diciamo che riusciamo sempre a scherzare, a ridere anche al di fuori dall'ambito sportivo e secondo me è importante perché così il tempo che passi in giro durante i raduni è molto piacevole da trascorrere, diciamo. La cosa che a me colpisce è anche questa unità che c'è appunto anche fuori dall'allenamento, nonostante comunque anche, insomma, ci sono 10 anni più o meno di differenza, anche di più tra voi, Luchi, Dominic. Sì, loro ci hanno accolto molto bene, la loro ci dice sempre che la facciamo sentire giovane, allora rimane vicino a me e Tommy perché la facciamo sentire giovane. No, loro sono molto bravi sicuramente a integrarci, a darci tanti consigli, ma magari a integrarci non solo a livello sportivo, ma anche al di fuori. E sicuramente è molto piacevole per noi cioè, far parte di questo gruppo. Sana che in questo senso un esempio, cioè se un giorno tu, come ci auguriamo, magari arrivassi, no, al loro livello, entrassi un giovane in nazionale, saresti portato a fare altrettanto? Ma mi piacerebbe fare una cosa simile. Diciamo, penso che a tutti i veri appassionati di biathlon e sport piace comunque trasmettere quel poco che si sa ad altre persone. Credo che mi piacerebbe molto. Mi piacerebbe molto per questo motivo anche fare l'allenatore, perché diciamo che mi piace dare consigli. Dare consigli quello che ho imparato agli altri. Ah E sei proprio innamorato del biathlon. sì, a me piace. Senti, guardiamo quel poligono. Siamo ad Anterselva, ripensando a quella gara, l'individuale della Coppa del Mondo. Quanto sono state forti quelle emozioni per te? Sono state tanto forti perché anche là venivo da un periodo che non giravano le gambe perché avevo avuto un po' di problemi. E quella gara ero partito, boh, come va, e poi vediamo le prossime che gare farò. E invece poi è andata molto bene. Poi era la prima volta che mi trovavo in un'ultima serie con 3-0 e quindi sì, è stato un po' particolare. Non ti chiedo ancora nulla riguardo preparazione olimpica, olimpiadi, perché sono ancora lontane, però volevo chiederti una cosa, ovviamente per quanta voglia hai l'anno prossimo, Coppa del Mondo finalmente, gareggiare col pubblico, una cosa che ci auguriamo, abbiamo visto anche immagini in Martin Fourcade Nordic Festival, ecco quanta voglia hai di rivedere il pubblico, finalmente per te la prima volta. Tantissima, cioè in generale ho tantissima voglia di ritornare a gareggiare in inverno, mi piacerebbe ritornare in Coppa del Mondo e diciamo che spero di poterlo rifare e ho veramente tantissima voglia di mettermi di nuovo alla prova e di provare a migliorarmi ancora.